Pescara timido nel primo tempo, convincente nella ripresa quando sfiora in almeno due circostanze il gol del pareggio. Maidana Berardocco non perde mai la Trebisonda. I suoi ricami a tagliare il campo sono una delizia per gli esteti, efficace e puntuale. Soprattutto limpida palla gol per Nardone, ispirato dal lancio illuminante del solito Berardocco. Pallonetto dell'attaccante Luso, il portiere di Fabio, salvataggio miracoloso. Momento favorevole, sinistro morbido a sfiorare il montante di Berardocco su calcio franco. I due tecnici Giovanni Stroppa e Antonio Di Battista. Nel secondo tempo noi ci siamo presentati 5-6 volte in superiorità numerica, dove potevamo approfittare nel chiudere la partita. Più volte l'abbiamo fatto soltanto una volta e l'abbiamo chiusa soltanto sul 2-0. Siamo stati sempre in partita, è chiaro, avevamo di fronte una squadra forte sia sotto il profilo tecnico che fisico. Però, ripeto, sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Vogliamo parlare un attimo di Berardocco, così appena appena. Berardocco, cioè io devo raccontare poi anche ai pescaresi. A chi non lo sa, ricordiamo chi è, cioè Luca Berardocco, aspetta, prima ai pescaresi devo dire, non massacrate i nostri giocatori. I pescaresi sono stati capaci di discutere un certo Margiotto, un certo De Santis. State zitti, vedete, sta zitti, perché non capite niente. Ho sentito alcuni osservatori, sì, tra cui uno in particolare che segue molto da vicino Luca Berardocco, uno del quale non faccio il nome anche perché non me lo ricordo. L'anno scorso anche quando era in prestito al Pisa, eccetera, e molti sono convinti che lui sia un giocatore sopra la media a confronto a molti di quelli che attualmente giocano per esempio in Forse Serie B. Forse tu non lo sai, a pallone ci vuole un buce numero 23, devo dirlo, no? Dico fortuna, faccia così, esatto. Si capisce. Si capisce, no? Quindi un giorno venne la squadra del Milan allenata dal signor Stroppa, sì. Io ero lì. Qualcuno me l'ha raccontato di nuovo, però io per non disturbarlo come colui che sa la barzelletta e ti stoppa, già le sì. Sacci. Stati zitti, fai la raccontare. No. Giovanili del Milan. Io l'ho fatto parlare perché già l'avevo vista. Praticamente fa una partita strepitosa questo Berardo, tant'è che il signor Stroppa chiese alla Pescara Calcio, al signor Di Battista, se poteva andare a Milano, eccetera, eccetera. Un grande interessamento. Sì. Cosa succede? Viene il signor Zeman qui. Sì. E Berardocco era già stato venduto, ma per quel tipo di ruolo davanti alla Dato difesa, in prestito, sì. Questo ragazzo per me, per Sembrone Giovanni, è un fenomeno.